nella nostra epoca un sentimento diffuso. Con questo termine si identificano stati di diversa intensità emotiva, dal timore, l'apprensione e la preoccupazione, sino all'ansia, il terrore, la fobia, il panico. Tra le costanti dell'esperienza della paura troviamo un tipo particolare di tensione muscolare, una tensione così forte che può arrivare sino alla paralisi. È l'immobilità tonica. Ci chiediamo quale sia la spiegazione di tale fenomeno. Alcuni studiosi stanno indagando. Dalla sperimentazione condotta su diversi animali, la reazione sarebbe da interpretare come un meccanismo di difesa. Alla presenza di un predatore, la risposta iniziale della potenziale preda è quella di fermarsi per minimizzare la localizzazione. La paura è uno stato emotivo che ha come fine quello di portare un individuo o un animale ad allontanarsi dalla fonte del pericolo. Esistono diverse tonalità della paura che vanno dall'ansia all'angoscia fino al panico. Studiamo l'immobilità tonica come particolare manifestazione comportamentale legata alla paura. Fenomeni magnetici, teorie curiose, poi anche l'ipnosi, sono stati utilizzati per spiegare il fenomeno. Nell'immaginario collettivo si pensa all'ipnosi come ad una situazione in cui una persona, di fronte allo psicanalista, ascolta il suono della voce e, come per incanto, entra in uno stato di sogno vigile in cui ripercorre ricordi dimenticati. Strano immaginarsi una gallina sottoposta al medesimo trattamento. La prima descrizione scientifica del fenomeno dell'immobilità tonica risale al 1600. Nel 1646 l'abate Athanasius Kircher, nel suo volume Ars Magna, Lucis et Umbre, descrisse per la prima volta il fenomeno curiosissimo di un pollo che rimaneva come ipnotizzato tracciando una linea di gesso sul terreno. Attribuiva questo fenomeno a manifestazioni del magnetismo terrestre o del magnetismo animale. Passano tre secoli, arriviamo nella Francia, a Parigi del 1800, quando lo psichiatra Paul Regnard, lavorando con Charcot all'ospedale psichiatrico della Salpêtrière, iniziò ad usare la fotografia che in quel periodo stava nascendo per documentare con immagini certi fenomeni patologici dei pazienti, fondamentalmente di tipo isterico o di tipo catatonico, e contemporaneamente documentava, sempre con le fotografie, lo stranissimo fenomeno dell'ipnosi di un pollo. I nostri ricercatori, per studiare il fenomeno, hanno usato i polli che vivono in un orto e hanno tentato di riprodurre l'esperienza dell'immobilità tonica. Ma i risultati, dal punto di vista scientifico, non sono stati eclatanti. Le galline hanno dimostrato una certa resistenza. Thank you.
corso degli anni il fenomeno dell'ipnosi animale è stato studiato in una dimensione più scientifica e meno con la curiosità di osservare un fenomeno da baraccone. È nel XX secolo che nasce un approccio neurologico, neurofisiologico e anche psicologico a questo fenomeno, e uno degli autori particolarmente importanti è lo statunitense Gordon Gallup, che ha studiato sperimentalmente il fenomeno su grandi numeri di animali, in particolare conigli e polli. Gordon Gallup è lo studioso che più a lungo si è occupato di immobilità tonica. The first experience with tonic immobility occurred when I was a brand new assistant professor at Tulane University down in New Orleans. And we got some chickens and we were going to do some learning research on these chickens. And when the chickens came into the lab, they were only a couple days of age. So we had to wait until they grew up. And when the chickens were about 3 weeks of age, an undergraduate happened to be walking by the lab one day and saw the chickens. And he asked me if I'd ever seen a hypnotized chicken. And I said, no. And he said, well, would you like me to demonstrate? And I said, sure. So he reached into the cage and grabbed a reluctant chicken and then took a piece of chalk and drew a line on the table and held the bird's head on the line. And lo and behold, after the bird struggled for a little while, he could release his grip and the bird appeared to have been fixated or hypnotized by that line. So upon seeing this, we dropped everything, never did do the learning study, went to the literature and began to find out as much as we could about this peculiar reaction. And we tried to simulate this original report of tonic immobility under laboratory conditions by drawing a line on a table with a piece of chalk. When we held a chicken down on that line and made it fixate on the line, once it stopped struggling, we could release our grip, and the chicken appeared to have been hypnotized by that line. Most of the available research, however, shows that the presence or absence of the line is not a necessary component to the reaction. All of the effective techniques for producing tonic immobility or animal hypnosis in animals involves some aspect of physical restraint. Si è capito che la posizione di dominanza di un animale all'interno del suo gruppo, il temperamento forte e soprattutto l'assenza di una particolare condizione di stress lo rende meno sensibile all'induzione. Lo stesso test è stato poi ripetuto con gli animali di un grande allevamento. L'immobilità tonica è un test studiato da tantissimi anni e noi veterinari, produttori animali, chi si occupa di ricerca in campo animale lo utilizza con lo scopo di verificare la paura dell'animale nei confronti dell'uomo. Da che cosa deriva questo test? Deriva dal fatto che questi nostri animali allevati sono delle prede e le prede di per sé tendono a fuggire il predatore, adottando dei sistemi di difesa. Uno di questi è proprio immobilizzarsi. In questo modo diminuiscono perfino tutte le funzioni vitali, in particolare per fuggire al predatore diminuisce l'emissione di determinati odori che renderebbero più facilmente riconoscibile l'animale.
In ambito etologico, le situazioni in cui principalmente si può trovare il fenomeno di immobilità tonica sono quelle in cui l'animale si trova in una condizione di grosso stress, e questo stress è uno stress a cui è accompagnata una forte reazione di paura. Quindi un esempio classico sono la vista di un predatore a distanza, che può portare a un'immobilità non di tipo tonico ma a un'immobilità comportamentale, quindi tipica dei cuccioli ad esempio, quando sono vicino alla tana in assenza della madre vedono un predatore, sfruttano in parte il mimetismo parziale che hanno magari già predisposto e in parte l'immobilità per non essere visti dai predatori. Situazioni di predazione più violenta in cui effettivamente l'animale viene raggiunto e rischia di essere catturato, e in questo caso l'immobilità tonica subentra per una condizione di paura estrema. Non è un meccanismo consapevole messo in atto dall'animale, ma una risposta adattiva di tipo automatico, anche perché appunto è controllata da dei centri che sono dei centri molto antichi e che non richiedono per funzionare in modo efficace la coscienza. L'aspetto importante nell'attivare molte specie predatrici il comportamento di predazione è l'aspetto del movimento. Quindi meno l'individuo si muove, addirittura se rimane fermo, questo può inibire il comportamento di tipo predatorio. Questo vale per il discorso del gatto col topo, ma ad esempio vale anche per il comportamento di tipo predatorio dei cani nei confronti delle persone. C'è quindi da chiedersi se l'immobilità tonica si può generalizzare anche agli umani. Ci sono parallelismi comportamentali tra immobilità tonica degli animali e le conseguenze della paura negli esseri umani? Sono tanti documenti riguardanti persone attaccate da animali selvaggi che poi sono sopravvissute. Raccontano che durante questi attacchi ad un certo punto si sono paralizzate e sono state incapaci di chiamare aiuto o di resistere. Questo stato, quindi, può essere un residuo di immobilità tonica a seguito di un forte stress dovuto alla paura. Può essere quindi una risposta normale ad una condizione anormale. La conoscenza dell'immobilità tonica può dunque offrire un contributo importante per comprendere alcuni comportamenti nell'uomo. Direi che in alcuni casi più che psicologici sono degli strumenti comportamentali, che non bisogna confondere quello che è psicologico e quindi legato a un certo tipo di elaborazione di processi mentali a dei meccanismi che sono estremamente adattivi ma che poco hanno a che fare con la psicologia. Ad esempio, il mimetismo è una tipica modalità di imbroglio del predatore, se vogliamo, che è diffusa in tantissime specie animali, dagli insetti a compreso i mammiferi superiori, ed è un meccanismo culturale che noi utilizziamo anche come esseri umani. Mimetizziamo le armi da guerra, mimetizziamo gli aerei, ci vestiamo in modo mimetico.
Nell'uomo non è evocabile un'immobilità tonica direttamente come nell'animale. Tuttavia, esistono dei fenomeni di immobilizzazione che sono descritti nel corso di fenomeni naturali o fenomeni violenti, ad esempio violenza fra persone. Alcune persone che sono sopravvissute a fenomeni violenti, a catastrofi naturali, aggressioni, raccontano di essere stati come immobilizzati, cioè di essere stati incapaci di avere una risposta motoria di fuga. Esistono molte analogie, infatti, fra l'immobilità tonica e la risposta umana ad eventi minacciosi. Ad esempio, in entrambe le situazioni è presente un'elevata reattività fisiologica accompagnata da fenomeni di inibizione che può durare anche per moltissimo tempo dopo un evento traumatico. È importantissimo pensare che questa reazione è una reazione automatica dell'organismo, è mediata dal sistema parasimpatico e sostanzialmente quando le altre possibilità che sono mediate in più invece dal sistema simpatico, che è un sistema attivante, falliscono. Come si vede anche negli animali, nella situazione di immobilità tonica c'è un blocco degli stimoli efferenti, cioè gli stimoli che dal cervello vanno verso il corpo. Quindi il corpo è bloccato perché non ha la possibilità di ricevere degli stimoli dal cervello. Il problema è che però tutto l'aspetto afferente, cioè degli stimoli che dall'esterno vanno verso il cervello, quello è mantenuto. Quindi cosa significa? La persona sente, vive quello che sta succedendo, che è solitamente una situazione di terrore, di grave soggezione, al tempo stesso non può reagire, perché l'immobilità tonica è un meccanismo automatico, e quindi vive una situazione tragica, che è sentire tutto e non poter sostanzialmente reagire. Quando la persona esce dalla situazione di pericolo, avrà un ricordo molto particolare che ha tutte le caratteristiche del ricordo traumatico, che in parte è ricordato coscientemente, ma potrebbe essere anche in parte quasi dimenticato. Ad esempio ripresentarsi attraverso degli incubi o ripresentarsi in modo automatico e non controllato in qualsiasi situazione di vita che possa avere anche minimamente un collegamento con la situazione vissuta, pur in modo del tutto non controllato. Tra i casi che, in cui un essere umano può incorrere in questo fenomeno sono quelli di aggressione fisica di forte violenza. Quindi mi riferisco a situazioni come lo stupro, ad esempio, che possono portare l'individuo, la persona che viene aggredita, a una risposta di totale immobilità, che non è una partecipazione ma è un meccanismo di difesa di fronte a un fenomeno di una portata tale dal punto di vista dell'aggressività e dello stress subito da scatenare questo tipo di risposta. Persone sopravvissute ad eventi traumatici, in particolare a violenze sessuali, riferiscono spesso la perdita della capacità di difendersi e di chiedere aiuto durante l'aggressione. Il nostro corpo in un certo senso è saggio e mantiene questi meccanismi che si vedono negli animali dell'immobilità tonica, che prevedono un'attivazione del sistema parasimpatico molto intensa. Quindi c'è il cuore che rallenta, la persona sente poco il suo corpo, anche in una funzione analgesica, perché se il corpo sta fermo, se il corpo reagisce poco, magari anche alla violenza, alle ferite, il predatore si attiverà di meno. Quindi, considerare le relazioni tra l'immobilità tonica e le vittime di stupro come frutto di una selezione evolutiva delle specie predate può aiutare a tirare delle conclusioni riguardo alla prevenzione della violenza e alle implicazioni riguardanti il trattamento.